Dopo al faro si prepara l'uverso. Faro sulla sinistra, pronto per il Verona. Molto corto nella pista di Verona. È un biplano, quindi una configurazione aerodinamica che tipica di quel periodo della versione, quando le basse potenze dei motori e anche problemi di carattere strutturale che ancora non erano stati risolti, che portavano avere più superfici portanti in modo da ripartire i canella nel volo di produzione. Uno degli aspetti che bisogna diciamo osservare, oltre che tutta la costruzione, è anche provendo un programma di volo che è molto aderente alle caratteristiche del velo. Facciamo un bel applauso ad Alvaro per questo modello così caratteristico e particolare. Applauso dal Faro. Grazie al Faro.